Le inchieste del commissario De Luca, di Carlo Lucarelli. Carta bianca. Quinta puntata. È quasi mezz'ora che aspettiamo, commissario. Pugliese, siamo alla Gestapo, è meglio non protestare. Bitte, il tenente vi può ricevere. Buongiorno. Ho visto i vostri documenti, siete il famoso commissario De Luca. Sì. Io mi chiamo Dietrich, lieto di conoscervi. Molto lieto anch'io. Il mio collega, il maresciallo Pugliese. Buongiorno. In che cosa posso esservi utile? Ecco, abbiamo saputo che ieri avete arrestato un uomo. Da chi avete saputo? Da una nostra fonte, tenente. Ecco, l'uomo che detenete si chiama Oreste Galimberti ed è un testimone molto importante in un'indagine della questura repubblicana. Dobbiamo interrogarlo, fargli alcune domande. È una indagine di questura? Certo, è un caso di omicidio. Ma voi avete documenti della legione Ettore Muti, sezione speciale politica polizai, Nishwar? No, non sono più della Muti, adesso sono alla questura. Però se serve un'autorizzazione posso telefonare subito al questore. Ja, gut, non è necessario. Prima di guerra ero anch'io nella criminal polizai. Sono lieto di favorirvi. Bene. Che fatta? Das Register der Gefangenen von gestern. Zum Befehl. Jawohl, lasse sie. Dunque, vediamo. Calimperti con la Keticato. Calimperti Oreste, ja. Ecco, arrestato 17 aprile 1935. Denuncia anonima per sospetta attività terroristica. Sì, lo abbiamo noi. Ecco, bene. Possiamo vederlo? Voi potete, ja. Ah, un momento. Vedo che il suo nome è Fermichter nella colonna di scarico. Non è più qui, alla che sta. E chi ce l'ha adesso? L'avete passato alla Muti? Oppure alla decima massa? È una informazione confidenziale, ma posso fare uno strappo alla regola per voi, collega. Schauen Sie, was für ein Zufall! Quanti, che combinazione! Proprio adesso sta passando il cortile. Guardate di finestra! Oh, Gesù! È proprio Galimberti! Lo stanno buttando su un camion! L'hanno massacrato! L'hanno ammazzato. Ce l'hanno soffiato, Pugliese. Anche questo. Tenente, quell'uomo è il nostro testimone. Però è morto. Può essere un incidente, capita a volte. Ein Unfall, collega. Dove andiamo, commissario? Dirigetevi verso la periferia, sulla strada per Forlì. Ma che ci andiamo a fare? Ancora non lo so. E mo che si fa? Mo che si fa, ma non sapete dire altro. Siete voi il capo. Io quello che si deve fare, lo so. Arrestiamo Sonia Tedesco e la finiamo lì. Sarebbe semplice. Ma a noi le cose semplici non piacciono, nicht wahr? Se Galimberti non si faceva fregare così. Una telefonata per denunciarlo. Che coincidenza, eh? Galimberti ha sicuramente visto la donna che è salita per ultima da Reinhardt. Perché è stata una donna. E c'entra il sesso. Lo prova la seconda coltellata ai genitali. Non è a Tedesco? O la moglie del professor Alfieri? O qualche altra? La Sibilla? Quella Valeria Suvic? No, non credo. No, ci mancano troppi elementi. Purtroppo manchiamo di informazioni sull'Alfieri. Ma vista la situazione, non le avremo mai. La moglie del sottosegretario degli interni, lo saprebbero subito tutti. Da questore al duce in persona. Non so io dove trovarle le informazioni. Sulla statale per Forlì, appena fuori dalla città, dove ci sono le nuove case popolari. Mi lasciate lì, Pugliese, e voi ve ne tornate in questura. Agli ordini. Buongiorno, comandante. Buongiorno. Siete tornato alla Legione Muti? No, solo nostalgia. Vedo che qualcuno ha avuto il tempo e il coraggio di scrivere un augurio sul muro. Preparatevi, assassini. Terroristi. È in corso un'indagine interna. I ribelli hanno anche tirato delle granate 2 giorni fa. Il capitano Rassetto è in sede? Lo trovate nel suo ufficio, comandante. Avanti. Sono io, comandante Rassetto. Questa poi! De Luca! Ma ero sicuro di non vederti più! No, accomodati! Grazie. Ormai il tuo nome lo si legge sui giornali, eh?
Sei diventato famoso. No, quel nome non ce l'ho fatto mettere io, credimi. Ti credo, perché in questo momento non è igienico esporsi troppo. Appunto. Dai un'occhiata a questo volantino. Del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Una lista di fascisti da eliminare. Al primo posto c'è il mio nome e al quinto il tuo. Ma io sono un poliziotto. E noi no. Credevi di esserne fuori solo perché dalla legione ti sei trasferito alla questura? Se qui finisce male, tempo un'ora, siamo tutti contro un muro. Ma io me ne frego, perché vinceremo. Se non ci facciamo fuori prima tra di noi. E allora? Cosa vuoi da me, camerata? Informazioni. Sono nella merda. Voglio informazioni su Alfieri. So che c'è un fascicolo nello schedario. Ma sì, va bene, sì. Ci sono. Quel tipo sta sul culo anche a me. Il professor Fabio Alfieri è un fascista di ferro, squadrista della prima ora. Sì. Amico di Farinacci e dei tedeschi. È un antigiudeo dei più intransigenti, collaboratore di Vita Italiana, la rivista di Giovanni Preziosi. Ma intanto fa il doppio gioco. No. Sta in contatto col Comitato di Liberazione Nazionale per conto dei tedeschi. Ogni tanto fa uscire un ebreo o un rosso che conta. Si prepara al dopo, il bastardo. Il figliolo Vittorio, fascista modello, ufficiale delle SS italiane, fa da tramite con tutti. Una vera puttana. E la moglie del professore, Silvia, frequenta il circolo degli spiritisti per spiare il grande avversario del marito, il conte tedesco. Doppio giochista anche lui, ma con gli inglesi. Negli ultimi tempi la signora ha passato parecchie notti fuori casa in un appartamento di via Battista. Al numero 15, questo lo sappiamo anche noi. Già, proprio lì. Insomma, hai capito, no? Si stanno preparando a calare le braghe, queste mezze cartucce. E sono in concorrenza per farlo nel modo più sicuro. Che schifo! È il mercato dei Volta Gabbana. E la paura, amico mio, la fottuta paura di finire contro un muro. Apri! Arrivo! Apri, sono io! Arrivo, ma chi è? No, mi apri! Chiudi! Ma cosa fai con la pistola? Cosa succede? Dov'è il telefono? È lì, ma cosa succede? Guarda, frega la finestra. Cosa vedi giù in strada? C'è un uomo con un impermeabile scuro appoggiato al muro. Adesso lo ha raggiunto uno con un ciupotto. Pugliese, sono io, sì. Oddio, credevo di non trovarvi più. Tre uomini mi hanno seguito. Ma sì, mi vogliono fare la pelle. Prendete con voi qualcuno e venite subito. Sono a... Dove siamo qui? Viale Impero Venturo. Viale Impero Venturo. Sì, venite armati, subito, forza! Chi sono? Uomini di tedesco o di Alfieri, non lo so. Forse sono partigiani. Ma no, non credo, lo so, forse no. Adesso vieni qua, siediti. Stai tremando. Ho avuto paura. Mi hanno seguito fino a qui, ci ha mancato un pelo. Vieni qui, abbraccia. No, scusa. Io voglio chiederti una cosa, dovevo chiedertela subito. Tu sei stata a casa di Reinhardt quella mattina. E perché me lo chiedi? Perché voglio saperlo, sei andata da lui quella mattina. Sì, sono stata da lui, ma non l'ho ucciso. Perché ci sei andata? Ma cos'è, un interrogatorio? Sì, è un interrogatorio. Sei stata con lui, tu. Questo non ti riguarda. Ma mi riguarda e come? Lo hanno ammazzato, Reinhardt, e io sono un poliziotto. Se vuoi sfogarti perché hai avuto paura, fallo con qualcun altro. No. Sì, sono stata con lui. Era molto bello, io sono una donna adulta e libera. Sono stata anche con te, no? Sì. Devo giustificarmi anche per questo, signor poliziotto? No, scusa. Quando eri da lui quella mattina, hai notato qualcosa sul tavolino del sotto? C'erano due bicchieri. Uno era sporco di rossetto. Ecco. L'ho fatto notare anche Vittorio per prenderlo in giro. Non ero gelosa, non mi importava niente di lui. Aspetta. Sono i miei, sono arrivati. Ora scendo, tu non avere paura, non verrà nessuno a infastidirti. Io devo andare. Fa come vuoi. Non è più prudente che uno di noi vi accompagni in casa, commissario? E magari lascio qualcuno di guai. No, è tutto a posto. A domattina, Pugliese. A domani, e cercate di dormire, sì. Avete una cera. Ah, boh. Iamencine, Marco.
Via, Bana. Potevo anche spararti. Che ci fai per terra, contessina? Ti aspettavo. C'è un uomo che mi segue. Ah, davvero? Sì. Avanti, alzati. Allora, avevi qualcosa da dirmi, signorina Tedesco? Non sono stata io a uccidere Vittorio Reinhardt. Sai che comincio a crederti. E allora perché mi fate pedinare? C'è qualcuno che ci spia. Me e Alberto. Tutti gli amici ci evitano. E poi i giornali. Perché? Stai calma. È una brutta storia. Io non so più da che parte muovermi. Se seguo te, tuo padre mi fa ammazzare. Però se non ti seguo, mi fa ammazzare il federale. La SS mi ammazzano i testimoni. Il Comitato di Liberazione Nazionale mi ha messo in cima a una lista di fascisti da eliminare. Come faccio a proteggerti, Sonia? Allora siamo già condannati, io e te, poliziotto. Vuoi fare l'amore con me? Piantala, perché non entri in casa? L'uomo si è nascosto. Sì, mi sta spiando. No. Mi spia. Io vado. No, Sonia. Vado. Sonia, vieni qua, dove vai? Sonia! Non puoi uscire, c'è il coprifuoco! Devo andare, mi stanno aspettando! Torna qui, Sonia! Le inchieste del commissario De Luca, di Carlo Lucarelli. Carta bianca.